Io sono arrivato da poco, ma dovrei attendere 90 minuti. Per andare dove? Per andare a Trieste. È un treno che arriva da Roma Termini, binario 4. Non so se il binario sarà sempre quello lì oppure verrà cancellato, spero di no, e arriverà con 90 minuti di ritardo. È stata una mattinata di caos per chi viaggia in treno. Un incendio doloso scoppiato a Rovezzano alle porte di Firenze ha infatti portato a gravissimi ritardi, sino anche a 4 ore, numerose cancellazioni ed ovviamente tanti disagi. Ho visto la situazione a Firenze, c'erano treni che avevano anche 270 minuti di ritardo. Era un po', diciamo, caotica la situazione. Quanto hai aspettato stamattina? Per fortuna ho usato l'autobus per arrivare fin qui, ma parecchi mi hanno detto che nel tratto c'erano problemi, parecchi problemi, quindi diciamo che sono stato fortunato. Sin dalle 5, quando si è innescato il rogo che ha interessato alcuni cavi e pozzetti di una cabina elettrica, il traffico ferroviario sulle linee direttissime convenzionale Roma-Firenze è stato sospeso tra Rovezzano e Campo di Marte per gli accertamenti richiesti dall'autorità giudiziaria, una sospensione che di fatto ha spaccato in due l'Italia. Io adesso dovrei andare a Bologna, ma mi devo organizzare diversamente. Perché non c'è più il treno? Di esso presso oppure in ritardo di 2 ore, siccome deve essere a Milano oggi, vediamo di organizzarci in qualche modo. Come farete quindi? Andiamo in qualche modo, siamo giovani, ci adattiamo a quello che capita. Il traffico è poi ripartito attorno alle 8 dopo l'ok della Polfer, anche se con marcia vista ed ovviamente non senza ripercussioni. Stazioni affollate di pendolari rimasti bloccati anche ad Arezzo. Gran casino, a parte c'è il lavoro con i treni, dovevo fare il ripasso di 6 stazioni e le pulizie, mi è riuscito a sbloccarmi da Arezzo, niente, me l'hanno cancellato addirittura, dovevo andare a Ponticino e un'altra stazione non c'era più il treno, l'hanno cancellato, più quell'altri 180 minuti di ritardo, quindi una cosa assurda.